Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ci ritroviamo qui perché vogliamo incontrare il Signore, quello stesso Signore che hanno amato, pregato e testimoniato i santi medici Cosma e Damiano. E la forza del martirio è venuta loro dalla forza dello Spirito, che li ha abitati dal battesimo al martirio. Invochiamo anche noi la forza dello Spirito perché anzitutto illumini le nostre coscienze, ci permetta di riconoscere i nostri peccati e ci doni la grazia che ci perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Coelè. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire è un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare è un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio. Amen.
Diamo grazie a Dio. Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Benedetto il Signore, mia roccia. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Aggiungiamo un terzo ed ultimo tassello a questo percorso che abbiamo fatto in questi tre giorni, accompagnati dalla splendida figura di San Giovanni Paolo II. Abbiamo visto il primo giorno la malattia e la sofferenza fisica, e anche la malattia e la sofferenza interiore, spirituale e morale, della quale il Papa parla nella Salvifici Doloris. Abbiamo visto ieri la difesa della vita nell'Evangelium Vitae. Oggi concludiamo questo percorso con una delle encicliche che è un punto di riferimento imprescindibile per il magistero di questo Papa e per la nostra Chiesa, la Veritatis Splendor. È un'enciclica che il Papa produsse nel 1993, firmò in quell'anno, ma che ancora oggi è di forte, grandissima attualità, perché affronta la delicata ma importante questione della vita morale. Che parola quasi desueta, quasi uscita oramai fuori dai nostri vocabolari. Morale. Cosa è la morale? La vita dell'uomo, così introduce il discorso Giovanni Paolo II, la vita di ogni uomo è illuminata dalla verità, dalla luce della verità, dallo splendore della verità, che è Cristo stesso. Quello splendore rifulge nell'uomo perché solo da Cristo impariamo davvero cosa è l'uomo. Così già il Concilio Vaticano II insegnava nella Gaudium et Spes.
Bene, vedete, dire vita morale può sembrare una cosa così astratta, qualcosa da studiare sui libri, è invece qualcosa che ci riguarda tutti, perché tutti ci poniamo nella nostra vita tante volte la domanda: cosa devo fare? Cosa è bene e cosa è male? Cosa devo scegliere? Chissà quante volte ci poniamo questa domanda, dalle scelte più semplici, piccole, quotidiane, a quelle scelte che possono determinare in maniera rilevante la nostra vita. Quante volte una scelta può cambiare in meglio o in peggio la nostra esistenza, o ahimè può cambiare in meglio o in peggio l'esistenza di un gruppo di persone o dell'umanità intera. E sulla morale e sulla scelta morale di ciascuno, di ciascun singolo e di ciascun gruppo umano che si gioca il bene. Perché questa domanda esprime quel desiderio di bene che c'è nel cuore di ogni uomo. È così o no? C'è qualche uomo che può non desiderare il bene? Desiderare il bene per sé, desiderare il bene per gli altri, desiderare il bene per l'umanità è intrinsecamente un rivolgersi a Dio stesso, che è il sommo bene. La domanda su cosa è bene, in realtà, dice, ci insegna Giovanni Paolo II, è una domanda religiosa, prima ancora che essere una domanda morale, perché ci invita il nostro cuore a rivolgersi a quel bene che ci illumina, lo splendore della verità del bene che ci illumina. E vedete, il bene ha in sé questo duplice aspetto. Da un lato attrae chi non desidera per sé il bene. E permettetemi una parentesi, spesso delle scelte autolesive o lesive del prossimo sono la conseguenza di una disperazione nella possibilità di raggiungere il bene. Tutti siamo attratti dal bene, tutti desidereremmo per ciascuno e per tutti il meglio, ma dall'altro, benché il bene ci attragga, dall'altro lato ci vincola, perché per raggiungere il bene noi dobbiamo compiere delle scelte che ci portano ad optare per qualcosa, ma anche a rinunciare ad altro. Ecco perché il bene è strettamente legato alla nostra vita morale, cioè alle scelte che noi compiamo. L'uomo desidera il bene perché è stato creato dal sommo bene, che Dio viene dal bene ed è finalizzato al bene, è finalizzato a Dio. Questo desiderio che brucia come una fiamma perenne nel cuore di ogni uomo è il segno, è il marchio, è il carattere della presenza di Dio nella vita di ogni uomo. Ora, la vita morale è proprio la risposta concreta a questo desiderio profondo di bene che abita il cuore di ogni uomo. È una risposta di amore, di desiderio al bene, che abbiamo capito essere Dio stesso in maniera ultima, definitiva e assoluta. Ma purtroppo, ecco perché Giovanni Paolo II scrive queste encicliche, purtroppo al suo tempo, dal 93 di anni ne sono passati, ma anche al nostro tempo tende sempre di più ad affermarsi una moralità soggettiva. E il passare dal desiderare il bene a desiderare semplicemente di star bene con se stessi. Questo star bene con se stessi spesso diventa il metro di molte scelte. Quante volte ci sentiamo dire, o ahimè diciamo, l'importante è che stai bene con te stesso. E questo stare bene con se stessi, se non corrisponde a un bene reale, a un bene vero, rischia di essere un antibene. Perché io mi illudo e quello star bene con se stessi mi tormenta, mi porta a un'escandescenza innaturale, perché quello stare bene con me stesso non collima, non va in sintonia con il bene vero, il mio vero bene. Ecco dunque che spesso al giorno d'oggi il metro delle scelte è semplicemente l'opzione umana, la ragione umana, la misura umana. Non c'è nessun altro bene assoluto che illumina le scelte umane, la moralità. L'uomo è chiamato
a ricercare e a scegliere con la ragione. La ragione non è messa fuori dalle scelte dell'uomo, ma è uno strumento, lo strumento più prezioso che l'uomo ha per cercare il bene e per sceglierlo, per metterlo in pratica, per far sì che la sua volontà aderisca a questo bene che sommamente è Dio. Ma spesso avviene che questo ragionamento, questo pensiero è frutto e conseguenza, è vittima di una dissociazione interiore. Sì, io il bene, io Dio nel mio cuore l'ho scelto, ma poi mi comporto in un'altra maniera. Altro sono le scelte interiori, l'opzione fondamentale, altro sono poi gli atti che io compio. Questa dissociazione è innaturale, questa dissociazione è impossibile. È come dissociare due cose indissolubili e crea un doppio livello di moralità. La scelta profonda del bene, la scelta profonda di Dio si verifica, si realizza in atti conseguenti da quella scelta. Non si può scegliere il bene e agire male, consapevolmente e liberamente. Lì dove non c'è consapevolezza, non c'è libertà, ma ci sono dei vizi che vincolano le nostre scelte, lo sappiamo che quelle scelte non sono oggetto di responsabilità morale, se non sono con la piena avvertenza e il deliberato consenso, per usare dei termini classici della morale cattolica. San Paolo lo dice esplicitamente: spesso faccio ciò che non voglio e così mi trovo a peccare. Questa è la frase che potrebbe essere posta nel cuore e sulle labbra di ciascuno di noi. Giovanni Paolo II, sin dalla sua gioventù, aveva insegnato questo, aveva puntato su questo, che l'atto rivela la persona. La persona si rivela nelle azioni che compie. E l'aveva già detto il nostro Signore, che dai frutti si riconosce l'albero. Non c'è un albero buono che può dare frutti cattivi e non c'è un albero cattivo, soprattutto, che può dare frutti buoni. C'è una immediata, proporzionale corrispondenza tra le intenzioni e le azioni, tra la persona e ciò che quella persona realizza, produce. Ecco perché è necessario superare una distinzione, ahimè, oggi molto diffusa, più ancora di quando il Papa parlava, tra la fede e la morale. Io credo in Dio, però poi non mi comporto secondo la volontà di Dio. Questa è una dissociazione patologica. Cos'è una patologia? Noi siamo qui nel santuario dei santi medici, ma di patologie tutti ce ne intendiamo. La patologia è quando non funziona qualcosa, non c'è una corrispondenza, c'è un organo, un elemento del nostro organismo che non va come dovrebbe andare e per quanto l'organismo voglia stare bene, quella parte non lo fa stare bene. È una dissociazione in un certo senso. Vedete, questo documento è molto bello perché a questo punto Giovanni Paolo II introduce un argomento che a noi oramai è caro, l'argomento del martirio. Noi siamo qui oramai alla vigilia della festa dei santi medici e martiri Cosma e Damiano. Che cosa è il martirio? Lo definisce chiaramente il Papa nella sua enciclica. Anzitutto il martirio è testimonianza della inviolabilità dell'ordine morale. Lo dicevo già qualche giorno fa a chi era qui in chiesa. I martiri potevano benissimo fingere davanti ai governatori che di volta in volta li interrogavano, ma gli atti dei martiri che noi conserviamo, molti atti dei martiri che sono conservati fino ad oggi, ci testimoniano che la domanda spesso posta ai martiri: sei tu cristiano? Questi non avevano timore di dire sì, io sono cristiano, pur sapendo che, come facevano altri, potevano benissimo negare in quel momento il loro essere cristiani e dire: ma io sono cristiano nel cuore, mi sto zitto e me la passo liscia. Questa sarebbe stata una
dissociazione della vita morale. I martiri invece hanno testimoniato fino alla fine l'unità della loro scelta per Dio, ma anche della loro testimonianza, della loro azione, del loro impegno concreto, fino alla fine, usque ad mortem. I martiri sono anche, ci ricorda il santo polacco, una esaltazione della perfetta umanità. Come? I martiri che hanno messo a repentaglio la loro vita umana? Certo, l'uomo si realizza pienamente quando ama pienamente il suo bene che è Dio, quel Dio dal quale è stato creato e per il quale è stato creato. I martiri, infine, sono il segno della santità della Chiesa fedele a Dio. Vedete, spesso, anzi quasi esclusivamente, i mezzi di comunicazione esaltano, sottolineano e pubblicizzano una parte della Chiesa, quella un po' più in ombra, quella un po' più ombrosa, quella un po' più contraddittoria. I martiri sono l'altra parte, sono quella luminosa, sono il segno che esiste davvero una Chiesa totalmente, pienamente fedele a Dio. E noi abbiamo l'opzione, da un lato, di un cristianesimo dissociato, di una fede dissociata, ma la nostra preghiera, la nostra invocazione ai santi martiri ci deve far indirizzare invece verso una fede piena, completa, compatta nella sua intenzione e nelle sue azioni. I martiri sono il segno che questa Chiesa fedele a Dio esiste, è sempre esistita e continua ad esistere e sempre esisterà, perché ancora oggi esistono i martiri, tanti martiri dimenticati, fino a quel sacerdote che è stato ucciso pochi giorni fa, proprio pochi giorni fa, qui in Italia, non chissà dove, non chissà quando, pochi giorni fa un giovane sacerdote è stato ucciso in Italia e lo stesso Papa Francesco ha utilizzato per lui la parola martirio. Vedete come esiste una Chiesa bella, fedele a Dio e integra? E noi siamo di mezzo, come al bivio, chiamati a scegliere. Da un lato ciò che ci dice il mondo di una Chiesa che ci vuole far vedere come negativa, dall'altro ciò che ci dice la fede, che ci presenta la santità come obiettivo della nostra vita, bene, nel bene. La crisi più pericolosa che oggi può affliggere l'uomo è proprio la confusione tra il bene e il male, a quel bivio non saper scegliere. Quella è la malattia più grave, quella è la dissonanza più grave, quando io non so distinguere tra bene e male. E cosa illumina la mia ragione nella scelta tra bene e male? Lo splendore della verità. La libertà di scegliere che Dio ci ha lasciato deve essere illuminato dallo splendore della verità, che è Cristo stesso, che è l'uomo perfetto, che è il martire dei martiri, che è il primo dei testimoni della fede. Ci sono dei mali intrinseci che noi non possiamo ammettere, ci sono dei beni assoluti che è Dio stesso che noi dobbiamo scegliere e seguire nelle nostre azioni. Come si fa tutto questo? Abbiamo bisogno di due elementi: da un lato della grazia, del dono dello Spirito che infiamma, fortifica, dà forza alle nostre scelte, della grazia che ci sostiene dall'alto, dall'altro lato dell'obbedienza, dalla scelta personale, dalla rinuncia, a volte dura, ma che ci procura il bene. La grazia e l'obbedienza sono le due cose che vogliamo chiedere oggi al Signore, per intercessione dei santi Cosma e Damiano, perché l'annuncio del Vangelo, come ricorda in coda Papa Giovanni Paolo II, non sia semplicemente uno slogan quotidiano, ma sia il segno della nostra stessa vita, sia la nostra stessa testimonianza, la nostra vita sorretta dall'amore di Dio che ci invita a seguirlo e ad amarlo scegliendo il bene, ma anche della nostra obbedienza che è cedimento totale al suo amore, come un innamorato cede totalmente dinanzi a colui che è morto proprio per lui e per tutti.
Sia lodato Gesù Cristo. Dio, Padre, Signore del tempo, guida con sapienza la nostra vita. A Lui ci rivolgiamo e Gli diciamo: Padre, ascoltaci. Per la Chiesa di Dio, perché sia sempre capace di riconoscere nel suo stile e nelle sue azioni il Cristo che rivela il Padre, preghiamo. Per gli uomini e le donne del nostro tempo, perché con le loro scelte quotidiane sappiano condurre la storia verso la pace e la giustizia, preghiamo. Per tutti coloro che nel mondo intero in varie forme sono conformati attraverso l'umiliazione e la sofferenza al mistero del martirio e della passione di Cristo, preghiamo. E volgiamo un particolare pensiero di misericordia per Suor Angela, che poco tempo fa è tornata alla casa del Padre, preghiamo. Per tutti noi qui riuniti, perché sappiamo rispondere sempre con fede umile e coerente alla domanda che ci viene posta dal mondo, preghiamo. O Dio, che con sollecitudine paterna ti prendi cura di ogni uomo, posa il tuo sguardo su di noi e su tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Padre, i doni che ti offriamo e rinnova i nostri cuori con la luce dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Elevatosi al di sopra dei cieli e assiso alla tua destra, Egli, secondo la sua promessa, ha effuso sui figli d'adozione lo Spirito Santo. Per questo mistero di santità e di grazia, con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, i gloriosi martiri, i santi medici Cosma e Damiano, San Filippo Neri, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci dona il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Amen. Il suo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Conferma, o Dio, ciò che hai compiuto in noi dal tuo Tempio Santo in Gerusalemme. Trionfatori di ogni tirannide,
degli angeli, Santi Cosma e Damiano, Santi Medici Dispensatori di Grazie, Santi Medici Onore e Vanto di questo Santuario, Santi Medici Testimoni della Fede, Santi Cosma e Damiano, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Santi Cosma e Damiano. Preghiamo. Signore onnipotente e misericordioso, lo Spirito Santo effuso nei nostri cuori in questo convite eucaristico li purifichi e li renda fecondi con la rugiada della sua grazia per Cristo nostro Signore. Novena in onore dei santi medici Cosma e Damiano. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O gloriosi santi martiri, Cosma e Damiano, che con l'esercizio di tutte le virtù vi rendeste ammirabili agli occhi del cielo e della terra, intercedeteci da Dio che anche noi, a vostro esempio, camminiamo sempre per la via delle virtù e così possiamo giungere un dì a godere insieme con voi nel Santo Paradiso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O gloriosi santi martiri, che con invitta e costante pazienza sopportaste tante persecuzioni e travagli di questa vita, otteneteci da Dio che anche noi, rassegnati sempre al divino volere, con pazienza sopportiamo le tribolazioni, onde purificate così le anime nostre siano fatte degne della gloria che ora voi godete lassù nel cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O gloriosi santi martiri, che con eroica fortezza trionfaste dagli assalti di tutti i nemici, visibili ed invisibili, professando la presenza dei tiranni, la fede di Gesù Cristo. Impetrate anche a noi la vittoria sopra tutti i nostri nemici, affinché sempre fedeli a Dio, siamo fatti degni di goderlo insieme con voi per tutti i secoli dei secoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Per voi, fratelli martiri, gloria, onore e gea, qui l'ira infantilizia, a morte ti traea, la fe più bella e splendida, fra popoli ragione. O gloriosi santi martiri Cosma e Damiano, che per l'ardentissimo zelo della salute delle anime non perdonaste né a fatiche né a sudori né a stenti per confermarle nella fede e condurle a Dio, otteneteci che anche noi, animati dal medesimo zelo, non siamo mai d'inciampo alle anime, ma bensì di esempio e guida nella via che conduce al cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O gloriosi santi martiri,
che con rigorosa custodia dei vostri sensi glorificaste Dio nel corpo vostro. Impetrateci che ancor noi, custodendo i nostri sensi diligentemente, li impieghiamo sempre a gloria di Dio e a beneficio dei nostri fratelli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O gloriosi santi martiri, che riconoscendo da Dio tutti i doni di natura e di grazia di cui foste ricolmi, con affettuosa gratitudine li consacraste a gloria sua fino all'ultimo respiro della vostra vita, intercedeteci la grazia di non abusare giammai dei divini favori e di corrispondere fedelmente alle celesti ispirazioni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Dispreciatore magnanimi del mondo e dei tiranni, tutto sfidaste impavidi l'orrore di ingiusti affanni. La ria tortura e pelago, le fiamme cruda già. O gloriosi santi martiri, Cosma e Damiano, che con invitta costanza foste fermi e immobili nella fede e nel divino servizio, talmente che né promesse, né lusinghe, né tiranni, né carnefici, né vita né morte valsero a distaccarvi da Dio, otteneteci una stabile e ferma volontà nell'amore di Lui e nel disprezzo delle vanità di questo mondo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O gloriosi santi martiri, che dotati da Dio del dono dei miracoli, sanaste i corpi e le anime da gravissime infermità, liberateci con la vostra intercessione dai mali temporali, e specialmente sanate le anime nostre dalle piaghe del peccato e preservatele dal contagio dei vizi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O gloriosi santi martiri, che per l'ardente brama di godere Dio vi sembravano soavi i tormenti, dolci i martiri e tarda la morte, impetrateci la grazia di nient'altro desiderare, di nient'altro eseguire, se non quello che ci può condurre a godere Dio, insieme a voi, nel Santo Paradiso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Noi vi preghiamo ai miseri, volgete amico e cigno, talor per voi si fiorino le spine dell'esilio. Da voi conforto e farmaco, a loro sia sperato. Preghiera. Con tutta l'umiltà del nostro cuore e con tutto l'interno del nostro affetto vi onoriamo e vi veneriamo, o santi martiri di Gesù Cristo, Cosma e Damiano, e con la Chiesa universale, greca e latina, vi rendiamo tributo di lode e di gloria. Certi come siamo che a misura degli eccelsi vostri meriti il giusto e pietoso Dio vi dette la corrispondente gloria e potenza nel cielo, a fine di proteggere i vostri devoti e servi qui sulla terra, noi non cesseremo di invocarvi continuamente con la Santa Chiesa in tutti i nostri bisogni spirituali e temporali. Devi preghiamo, o santi e gloriosi martiri di Gesù Cristo, che siccome quando viveste in questa vita mortale, esercitando l'arte salutare, con ammirabile carità e sacrificio, curaste le infermità più insanabili e le malattie più pericolose,
non tanto per mezzo di medicamenti e di arte, quanto per la invocazione del nome di Gesù Cristo. Così, ora che più potenti siete divenuti nel cielo, vi benignate di volgere su di noi, miseri tribolati, i vostri occhi pietosi. E vedendo quante malattie qui ci assalgono e quanti malori spirituali e corporali qui ci circondano, vi facciate più solleciti ad aiutarci. Assisteteci, vi preghiamo, nelle malattie ed ogni altra tribolazione nostra. E non lo domandiamo solamente per noi, ma per tutti i nostri parenti, per le nostre famiglie, per i nostri amici e nemici, affinché guariti dalle infermità del corpo e dell'anima, possiamo dare tutta gloria a Dio e onore a voi, nostri santi avvocati e protettori, e dopo questa vita godere, per i meriti del Signor nostro Gesù Cristo e per la vostra intercessione, insieme con voi la gloria eterna del Paradiso, per tutti i secoli dei secoli, santi medici Cosma e Damiano, preghiamo. Ti glorifichi la Chiesa, Signore, nel santo ricordo dei martiri Cosma e Damiano. Tu che hai dato loro la corona della gloria, nella tua provvidenza concedi a noi il conforto della loro protezione. Per Cristo nostro Signore. Concludiamo con questa preghiera la novena ai santi medici. Domani sera alle 19 ci sarà la messa solenne proprio per elevare le nostre preghiere e le nostre suppliche. L'invito è a tutti, a voi che siete qui e a voi che siete a casa, a invitare altri a unirsi alla nostra preghiera, soprattutto a chi non può muoversi da casa, a chi è ammalato o a chi è in un momento di particolare difficoltà, perché davvero sia illuminato e sia sostenuto dalla grazia che viene da Dio per intercessione dei santi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata.